Prego, prego. È il momento di Mauro Pedone. Mauro Pedone insegna shiatsu, yoga e tecniche di rilassamento. Il Ministero di Giustizia progetta e realizza corsi rieducativi rivolti alla popolazione carceraria, gli istituti di pena. È impegnato in collaborazione con il Garante per i diritti dei detenuti del Lazio, il SER e l'ASL di riferimento, in un intervento integrato di shiatsu e musicoterapia evolutiva per favorire la diminuzione dell'assunzione di farmaci nella popolazione carceraria tossicodipendente della casa circondariale di Regina Celi di Roma. Per l'ASL Roma si è occupato di corsi di yoga e tecniche di consapevolezza rivolti anche a utenti psicotici. Ha collaborato con l'assessorato alle politiche della tutela ambientale in qualità di formatore in progetti per facilitatori nelle attività sportive e ludico-motorie integrate. Realizza insieme al compositore Maurizio Gabrieli il progetto Mystical Drones. Mauro Pedone, quindi, la parola. Ok, ci proviamo allora. E come avete capito, io non sono un medico, non sono un biologo, sono un musicoterapeuta fondamentalmente. Ringrazio Laura, ringrazio Alberto, ringrazio tutti quanti, perché in questi anni ho avuto modo di imparare un sacco di cose ascoltando gli altri relatori. Dopo, grazie al professor Carlo Ventura, farò vedere l'effetto ragnatela del ragno che non sapevo in un'altra slide. Quindi vado avanti. E proprio una piccola introduzione per chi magari non conosce le campane di Betana. Già entriamo in relazione con quello che è stato detto precedentemente. Simboleggiano il potere luminoso le campane di Betana. Perché? Perché entrando a contatto con gli esseri umani sono fatti fondamentalmente di acqua, un suono quando entra a contatto con l'acqua, abbiamo detto questa mattina, io semplifico, non sono un medico, che genera luce, genera fotoni. Quindi gli antichi già sapevano che queste campane avevano questo potere di dare luce. Il termine campane di Betane è scorretto, si dovrebbero chiamare ciotole himalayane, però dettagli. E servivano fondamentalmente 3.000-4.000 anni fa, quando si dice la tradizione ascriva la tradizione bona sciamanica, si parla di una cosa di 3-4.000 anni fa, però l'obiettivo era accordare l'uomo all'universo tramite viaggi sciamanici. Non è che c'ha a che fare così con la non località, però qualcosa secondo me c'entra. E parlavo delle ragnatele prima, queste reti che creano contatto e connessione. Quella che vedete è una campana che abbiamo suonato in una vasca a San Casciano di acqua termale, mi piace dirlo perché il posto è particolarmente bello, e vedete questa rete che crea un suono di una campana di Betana sull'acqua, è una forma impeccabile, diciamo una forma mandalica per usare un termine orientale. E la differenza tra le molecole incoerenti e le molecole coerenti la potete vedere. Quindi c'è una mancanza di entropia, semplifico, vado molto veloce sempre per il discorso del pranzo, di infiammazione, e c'è una migliore circolazione energetica. Psicologicamente, come diceva Jung, l'acqua è spirito divenuto inconscio. Quindi, grazie al suono delle campane, e questo accade per esperienza, ve lo posso dire tante volte, le persone hanno come un momento di risveglio, si ricordano che siamo anche esseri spirituali. E l'immagine di destra credo che la conosciate tutti, è quello che esce fuori dalla parola amore e gratitudine immortalata dalle famose ricerche di Masaru Emoto. Mi sembra che l'immagine che viene fuori all'interno di una campana di Betana sia identica o molto simile. Quindi
Prima abbiamo visto l'effetto delle campane sulla superficie d'acqua, quindi immaginate una campana appoggiata sul corpo, quello che produce. Adesso stiamo vedendo l'acqua dentro una campana e produce un effetto simile, in ogni caso è geometricamente meraviglioso. Oh, questo è quello che toccherà a qualcuno di voi, che dopo già ci sono messi d'accordo, qualcuno di voi entrerà in una campana molto grande e verrà suonato, questo è il termine, verrà suonato forte da tre persone con tre campane diverse, quello vestito nero sono io quando ero piccolo, e con una campana grande che rappresenta il radicamento da un punto di vista della musicoterapia o del Nada Yoga. L'essere umano è considerato vibrante su tre ottave tra il cielo e la terra. La campana grande rappresenta a livello di hertz, di energia e di onde meccaniche l'energia, la forma, la vibrazione della terra. La campana media, quella che ho io in mano, rappresenta l'altro livello emotivo dell'essere umano, dell'uomo che della terra punta e evolve ad andare verso il cielo, dove c'è la campana più piccolina. Quindi ci stanno questi tre livelli specifici. Dall'alluce al tanden, la prima ottava, dal tanden al terzo occhio, la seconda ottava, dal terzo occhio in su, la terza ottava. C'è tutta una scienza, per chi conosce il Nada Yoga, dove sono fondamentali i rapporti armonici tra le campane. Quelle campane sono studiate e notate appositamente, quindi c'è dei rapporti specifici. I più attenti magari hanno visto che di fronte alla signora c'è uscito fuori una bolla di luce, vedete? Non l'abbiamo messo con Photoshop, è uscito proprio fuori e adesso non c'è tempo di approfondire questa tematica, però è interessante perché nei miei studi, nelle mie ricerche, in pratica ho capito in modo abbastanza intuitivo che le vibrazioni meccaniche dell'onda prodotta dalla campana vanno a stimolare la banda elettroolfattiva, che è la parte più esterna del nostro cervello, è come un diapason che punta fuori e nella parte interna va al cervello limbico. Questa cosa produce una serie di ricordi, immagini, memorie, va a stimolare l'amigdala, quella famosa parte del nostro cervello che è anche in relazione alle paure, è il segnale, scappa, fuggi e via di seguito, sto sempre semplificando tanto. E quindi alcune volte tramite questi suoni, alcune persone, mi rivolgo a Pagliaro per dire in modo ancora più semplice, alcune persone hanno superato delle paure che erano inscritte nelle loro cellule. Sondra Barrett, una famosa biologa americana, che ha studiato molto, ha lavorato molto dopo l'11 settembre, stress e via di seguito, si è fatta una domanda, ha detto come posso fare per cancellare le memorie negative impresse nelle cellule delle persone dopo l'11 settembre. Ha fatto 1000 ricerche, chiaramente ha applicato 1000 protocolli, l'ultimo ha detto, sai che c'è in romano? Cercherò di usare la mia campana preferita, metterla sul mio corpo e suono attraverso l'intenzione di pulirmi profondamente. E lei scrive, dice, asserisce che funziona questa tecnica. Quindi l'intenzione abbinata alla giusta vibrazione, alla giusta frequenza, fa apparire la slide. Non so che è successo, non so che è successo, il parto da capo. Il tecnico hai tante. Il mio intervento, a differenza degli altri, sarà una parte teorica in modo così leggero, ma una parte pratica, come abbiamo detto. Io sto andando di corsa per gli ovvi motivi del pranzo. Quindi, sì, questa quella dopo. 2016. Perfetto. E qualcuno di voi c'era, forse nel 2016, sempre grazie a Spazio Tesla, è stato organizzato un convegno, il titolo non mi ricordo più, analisi campo 3, questo che l'ha fatto quella, lo conosce? No, si sta ricercando. Lo conoscevi Daniele quella? Intanto che il medico tecnico aggiusta la situazione, io vi racconto l'esperienza. In quel caso erano circa 300 persone nella platea, eravamo 12 suonatori di campane che senza contatto corporeo hanno suonato nella platea, quindi senza toccare fisicamente la persona. Questa dimostrazione, vi ricordate l'immagine dell'acqua, nel suono viaggia, arriva a contatto con la pelle,
e va a produrre degli effetti. Grazie ai macchinari che abbiamo detto del nostro amico Daniele Gulacchi, che non vado veramente ad approfondire, è uscita fuori una rivelazione che dava per risultato il cambiamento a livello cromatico dell'emissione delle persone, di queste 300 persone del pubblico. Sempre nell'ottica della sintesi, quello che ha scritto Daniele Gulacchi, firmato io non c'entro niente, c'è scritto tra le varie cose che in quell'occasione lo stress e la tensione sono diminuiti di oltre il 50%. Quindi negli anni abbiamo dimostrato, in questo caso poi porterò altre dimostrazioni, che le campane suonate senza contatto producono questo effetto meraviglioso. Poi ci sono tanti altri modi di suonare le campane. Mi dispiace che non avete una settimana se non le parlavamo con calma. Le campane si possono appoggiare addosso al corpo, si possono unire anche all'emissione di suono. Se la persona, il cliente, io non parlo di paziente che non sono un medico, il cliente ascolta il suono delle campane e intona, questa cosa migliora molto la performance. Visto che stiamo quasi tutti da questa mattina fermi in modo passivo, recettivo, io direi, secondo me, senza fare l'om, ma a bocca chiusa, vogliamo intonare tutti quanti così ci smuoviamo delle ultime file che stanno soffrendo lontanissimi, un suono tipo ancora uno. Ricerca che abbiamo fatto questa volta a Udine con un centro di studi, un centro medico di medicina integrale, perdonate, mi sto andando un po', non vedo bene, non ho gli occhiali eccomi qui, con la dottoressa Ilaria Forte e guidata dal nostro compianto amico Andrea Casaccio, scusate l'emozione che ci ha lasciato un po' tempo fa, abbiamo fatto questa ricerca e dove sono state prese due gruppi di persone, un gruppo veniva suonato con le campane tibetane e intonava con la voce. Un altro gruppo faceva le stesse cose ma faceva soltanto dell'attività fisica. Il risultato qual è stato? Vi metto gli occhiali, voi leggete meglio di me. Che le persone che hanno fatto un'attività fisica senza canto, vado avanti, hanno avuto un miglioramento nell'aspetto cardiaco, nel senso il battito cardiaco si è rilassato, quindi stavano meglio, però non hanno avuto un incremento dell'HRV. L'HRV, per i più esperti, è la coerenza cardiaca, è il sintomo di buona salute tra il cervello, il sistema nervoso simpatico, parasimpatico e la salute del cuore. Voi non so, qualcuno di voi sicuramente conosce questi studi sull'HRV, dove si dice che le persone che hanno un battito cardiaco regolare, tranquillo, perfetto, sempre lo stesso, non sono in ottima salute. Le persone che hanno una differenza in questa variabile cardiaca sono più attivi rispetto alla vita. Praticamente le campane tibetane, in questo caso unite con la voce, hanno dato alle persone una maggiore forma di elasticità di interagire con se stessi e con l'esterno. Quindi non si sono fissati su uno standard buono, regolare, ma sono diventati più creativi. Non sono un medico, mi permetto di parlare così, penso che si capisce. Queste rilevazioni sono state fatte con un macchinario che si chiama PPG Stress Flow, che viene usato nelle camere operatorie, quindi è una ricerca molto approfondita che comincia a dare valore, se ce n'è bisogno, insieme alle mille ricerche che trovate in rete, al nostro lavoro che portiamo avanti da tanto tempo. Quindi abbiamo fatto prima un lavoro con il suono senza contatto corporeo, questa volta lavoro senza contatto corporeo e con voce da parte dei clienti. Poi questa è un'altra ricerca che abbiamo fatto insieme al centro medico Sumeris di
Luca Marchioli, penso che qualcuno di voi lo conosce, collabora, il dottor Hossein Shahabadi. Noi abbiamo cercato di studiare tramite il microscopio a campo scuro l'effetto della vibrazione delle campane tibetane poggiate su specifici punti di acupuntura e suonati da persone esperte, perché in quel caso serve una persona esperta, in modo costante per 15 minuti appunto. Abbiamo scelto dei punti specifici, chiaramente in base alla medicina cinese, che potete vedere benissimo senza occhiali, vado a memoria. Questi tre punti praticamente simboleggiano, secondo la medicina cinese, cioè la parte bassa, abbiamo messo una campana sul cuore, la parte mediana, centrale del cuore, abbiamo messo la campana sulla parte interna dei polsi, e C7, l'ultima vertebra cervicale, che rappresenta il cielo. Poi c'è tutto il discorso sui meridiani che potete vedere, non possiamo approfondire. Quindi abbiamo lavorato 15 minuti, 15 minuti e 15 minuti per un totale di 45 minuti, e poi queste qui sono le foto dei risultati delle prese di sangue tramite microscopio a campo scuro sul sangue vivo del prima e dopo, con ingrandimenti a 4, 10 e 40 volte. Allora, prima sono le immagini sopra, queste sono clienti o i pazienti, fra l'altro era una persona che si stavano formando nel nostro corso, e dopo vedete che c'è, questa leggo le parole dei medici che hanno detto in modo tecnico, un ripristino del dinamismo del flusso dei globuli rossi, un avvenuto aumento del millivoltaggio generale dell'organismo. Questa è sommata. Andiamo avanti un attimo, no, questa. Adesso mi servirebbe il tecnico che fa vedere il video. Cioè abbiamo un video dove si vede molto bene, queste sono le immagini fisse che abbiamo visto poco fa. Tecnico, arriva. Queste sono le immagini fisse, poi abbiamo fatto, questa ricerca è del 2 anni fa, poi abbiamo fatto qualche mese fa un'altra ricerca dove abbiamo fatto un video per vedere meglio, dove si capisce ancora meglio, il movimento del sangue. La cosa interessante è che per le persone che stavano lì, vedere il proprio sangue già è stata una cosa interessante, però vedere la differenza tra prima e dopo, vedete, prima e dopo, l'immagine a destra, in modo intuitivo si capisce che prima il sangue aveva la sua vitalità lenta, dopo il sangue inizia a scorrere. E come dicono i cinesi? Quando c'è movimento c'è vita, quando non c'è movimento, io perché sono sempre di Roma, meno vita, diciamo. Quindi la differenza mi sembra netta dell'effetto, quindi la mia presentazione parla dell'effetto del suono delle campane nell'uomo, oggi mi sto proprio a confondere, perdonate, e quindi c'è questo lavoro con le campane poggiate direttamente a contatto produce questi effetti. Grazie per l'aiuto, Vincenzo. Andiamo. Che è importante la condizione del suonatore di campane, è importante la condizione del medico, dell'operatore. In particolare, se parliamo delle campane tibetane, io mi rifaccio spesso al pensiero di Thich Nhat Hanh, che dice delle frasi meravigliose che hanno, secondo me, meritano un attimo di attenzione. Lui dice: corpo, parola e mente in perfetta unità, accompagna il suono di questa campana con il battito del mio cuore, possa chi l'ascolta svegliarsi dall'oblio e trascendere l'ansia e il dolore. Nella medicina tibetana corpo, parola e mente sono i tre chakra che collegano il cuore alla trascendenza. Quindi quando chiunque di noi, specialmente se sta nel campo della cura, vuole fare un intervento, deve cercare di essere allineato, perché quello che può accadere è veramente tanto a livello bello, miracolistico. Forse mi sono stressato col fatto della cena, quanto del pranzo, quanto tempo è passato? Sono andato a palla. Ancora? Ecco, un quarto d'ora di fatti. Sono andato perfetto, perché adesso volevamo fare il lavoro con le campane tibetane, quindi c'erano prenotati da mesi il professor Ventura.
Vi ricordate quelle cose del circo? Adesso farò sparire. Tra 3 minuti. Qualsiasi cosa. Quando lo dico io, però senza microfono. È stata un'avventura. Di solito non si dice mai, e non è una domanda, allora com'è andata, no? Però col tempo, magari quando non c'è, abbiamo voglia, possiamo condividere le esperienze. Grazie. Era la migliore di tutti noi. Addio, è stato bello conoscerti. Un trattamento di XL. Trattamento di XL.
persona. Desiderio così si sintonizza lì.
Non so se avete notato che a un certo punto, invece mi sembra tu o qualcuno, il cliente, il paziente ti chiama perché siamo lì, quindi ho sentito la necessità di suonare provvidenzialmente nella parte civile. E non so, però c'è proprio un richiamo che viene da te, suonerà. Grazie. Entusiasmante così come lo sono stati i 17 anni a cui mi interesso di medicina ambientale, quindi oggi quando sentivo parlare di epigenetica avevo un sacco di flash che dentro la mia mente venivano fuori, ricordando e capendo perfettamente la difficoltà per una persona come me, che ha un background assolutamente tradizionale, di capire certe novità. Io però sempre una cosa certa, negli ultimi 15 anni di professione ho capito perfettamente che esiste una faccia della moneta, una faccia della luna, come vogliamo, e che ne manca una metà assolutamente fondamentale. Quindi l'esigenza di essere un eterno studente, un vero medico è un eterno studente, è una persona umile, è una persona che cerca e deve rimanere umana, perché è una considerazione che è assolutamente correlata all'umiltà, alla voglia di conoscere, alla voglia di progredire, e quindi questo per me è un'occasione che quando mi è stata offerta ho accettato proprio con lo spirito di chi oggi, l'ho già detto e lo ripeto, sono entrato come medico curante, come medico della mutua, esco come medico della musica, come diceva Rissera Romiti, proprio con questo tipo di volontà, di impostazione, di proseguire per un percorso che per me sarà, non dico difficile, ma sicuramente foriero di maggiore responsabilità anche nei confronti dei pazienti che pure curo ancora anche dopo la pensione, con la stessa intensità e soprattutto con una capacità, una visione che è un pochettino più larga. Questo è, credo, lo scopo che deve avere un medico nel cercare di apprezzare soprattutto quello che non conosce e soprattutto quello che delle volte si nasconde dietro anche ad alcune difficoltà di approccio, perché entrare soprattutto in un mondo che è estremamente materialista come il nostro, la dimensione spirituale, la dimensione dello spirito è spesso dimenticata. Se io vorrei da domani in avanti avere questo nuovo spirito sia nei rapporti con gli altri, sia nei rapporti di cura, ma anche sul piano personale. Questo grazie.